Ciao Gianni, parlo piano perché sono qui nel condominio. Ho appena chiuso la porta di casa e oggi è il 31 di ottobre e vorrei andare a comprare dei dolcetti per i bimbi che di solito vengono a suonare al mio campanello e dicono dolcetto o scherzetto. Ok, allora adesso vado, esco solo per questo motivo perché e anche per buttare la spazzatura e esco solo per questo motivo perché ho tutto in casa, ho tutto. Però insomma voglio andare a comprare un po' di dolcini. Vediamo se riesco a fare le scale senza incontrare nessuno. Vediamo. Ho messo questo giacchetto che detesto, lo detesto, però fa caldo, quindi fa caldo. Fatto anche la coda, devo fare i capelli. Ah, dove vado stasera? Che Halloween? Ve lo dico quando esco da questo portone. Ho liberato la gattina verso le 10 di stamattina, adesso tornerò a casa per mezzogiorno, così che lei potrà fare il suo pranzetto. E niente, ce l'ho fatta. Sì, ho raccolto i capelli perché sono sporchi. Allora, è una bella giornata, vedete? Allora, metto a terra un attimo la spazzatura ed esco. Dunque, ho comprato questi occhiali sfumati sul rosa e abbastanza leggeri, perché adesso si usano piccoli, anche se a me stanno bene quelli grandi. Adesso però si usano così, allora ho voluto provare, ho comprato, però non è che mi siano benissimo, vabbè. L'importante è proteggere un po' gli occhi dal sole, però secondo me con i capelli alzati sembro più vecchia e allora adesso ecco qua. Infatti mi era venuta voglia di fare un caschetto, di tagliarmeli così. Mia figlia ha detto: mamma no, no, poi ti penti, tu non stai bene col caschetto. Va bene. E niente, il raffreddore è quasi finito. È quasi finito, quasi, a me dura 10 giorni. Ora sono 7 giorni dall'inizio. E dunque così. E dunque stasera vado in un pub qui del mio paese, e nel quale non sono mai stata, però ho visto le recensioni positive, poi ci sono stati i miei figli e poi ho visto che ci sono vari tipi di birra, anche la Guinness che a me piace molto, e dunque pinze, farcite, panini, hot dog, a me piacciono quelle cose lì, a me piacciono i pub. Quindi ci andrò vestita in maniera un po' metal, ecco, perché ho guardato le foto, certamente non con questo cosino da donna per bene, ecco, da donna per bene. Vabbè, a me non piace sembrare una persona per bene, se non lo prendo in quel posto, vabbè, basta, basta. Dunque, sì, perché vorrei questi file farli vedere a tutti, quindi. Gli abbonati lo sanno che sono una persona per me. Vabbè. Dunque, quindi andrò lì e a posto. Volevo dirvi tante cosine, ma adesso non me le ricordo. Non mi ricordo più quello che volevo dire. Oh, avevo tante cose da dire. Ah, sto aspettando un arrivo di Shein, che finalmente ho trovato dei jeans denim veri e propri neri con un bel maglioncino, con un sarà anche in acrilico, non me ne importa niente, quello che è acrilico e lana misto, con una bella rosa qui, fucsia, potevo scegliere tra tanti colori. E poi ho messo altre cosine che vi mostrerò quando arrivano. D'accordo, e niente, quindi continuo e vado a prendere un po' di dolcini per i bimbi del condominio, dolcetto, scherzetto. Ciao ciao. Dunque, oggi ho fatto sciopero, oggi 31 ottobre c'era uno sciopero importante e quindi l'ho fatto, uno sciopero appunto del personale della scuola per ottenere insomma qualcosina in più, ecco, perché prendiamo veramente poco, gli stipendi sono davvero bassi, insomma. C'è qualcuno che dice: ma voi lavorate meno ore, eccetera. Non voglio fare polemiche, non voglio fare polemiche, ma ho aderito con convinzione a questo sciopero. E quindi lasciamo da parte lo sciopero qui parlo di cose frivole, quindi lo sciopero, insomma, magari ne parlo con gli abbonati, ma neanche, perché su YouTube è bene fare argomenti, insomma, così, di evasione dalla dura realtà, ecco. E dunque, stamattina ho voluto provare un bel paio di stivali con la punta quadrata che ho comprato l'anno scorso su Shein. E ho notato che mi stanno bene, mi stanno bene, mi stanno bene, pensavo che mi andassero stretti, invece no.
E poi ne ho provate ancora altri, stivali che l'anno scorso non mi andavano, quest'anno mi vanno, quindi ho detto vai, quest'inverno inizio con gonnelle e stivali, gonnella corta, gonnella sotto il ginocchio, gonnella più lunga, niente, gli stivali, gonne e stivali, e diciamo il mio abbigliamento preferito, però ultimamente, non so perché, mi facevano male, sto ringiovanendo, e là sto ringiovanendo, bene! Ed ecco che mi vengono in mente via via le cose da dire prima di entrare. Allora, io prima di entrare controllo sempre da bere il portafoglio per non fare brutte figure, e quindi insomma adesso entro. L'altra volta, l'ultima volta che ci sono stata, qualche giorno fa, scusate il viso scarno, ma io l'8 dovrei andare a fare l'acido ialuronico, un po' di acido e basta, un po' di acido ialuronico, una fiala, così come si deve dalla chirurga estetica, quindi senz'altro mi vedrete messa meglio, rimpolpata, poi vi farò vedere, poi farò vedere, e spero passi il raffreddore, se no non è il caso di andare, insomma, vabbè. E dunque, qualche giorno fa sono venuta appunto al market, non faccio il nome ma tanto più o meno si capisce, chi mi segue nel mio paese lo sa, e niente, ho messo il bancomat, ho messo, cioè sì, la carta di credito, non la carta di credito, scusate, la carta del bancomat, la Mastercard insomma, e c'era scritto disponibilità esaurita, cosa che non mi è successa quasi mai, mi è successa soltanto tanti anni fa da un dentista a Reggio, quando sono andata a pagare c'era disponibilità esaurita, e perché appunto avevo già pagato al dentista Reggio, e niente, quindi meno male che avevo i contanti, avevo appena fatto il banco, mettiamo gli occhiali perché come faccio non mi piace, ecco, aveva sembrano sorti, non lo sono, forse un po' sì, vabbè, comunque, e meno male appunto che avevo i contanti, ho pagato in contanti, e anche adesso ho i contanti, un po' diminuiti, però c'ero, tanto devo prendere solo due dolcetti, e fino a stasera praticamente non posso pagare con la carta bancomat, e da domani invece sì, da domani sì, bisogna anche starci attenti a queste cose qua. che figura avrei fatto se non avessi avuto i contanti, ecco, io cerco sempre di avere i contanti oltre al banco, perché non si sa mai, o che non prende, o che questa volta sarebbe stata colpa mia, perché la disponibilità, mettiamoci al sole, la disponibilità insomma era esaurita, vabbè, quindi bisogna stare ben attenti, anche per questo ho rimandato la chirurga estetica, perché potevo alzarla la disponibilità, mia figlia ha detto mamma te la alzo, la mia disponibilità è 2000, 1200 dal dentista, gli altri 1200 per la capsula l'avevo pagato, non si può dire queste cose private, non lo so, comunque mi trovo benissimo, sono contentissima del lavoro che mi ha fatto, quelli sono i prezzi, anzi, vabbè, comunque, quindi cosa volevo dire? Ho dimenticato, mamma mia, questo raffreddore, io già l'età, il lavoro, in casa e fuori, eccetera, il raffreddore mi stordisce completamente, cioè quando sono raffreddata proprio, davvero non sono più su questa terra. Quindi cosa stavo dicendo? Quindi 1200 dal dentista, poi l'assicurazione della mia macchina, l'assicurazione della macchina di mia figlia e qualche spesa, e quindi praticamente i 2000 erano andati. Ho detto non l'alzare, perché d'altra parte poi no, il mio stipendio è basso, quindi se non ci sono spese particolari, come è successo questo mese qua, infatti la commessa mi ha detto sì, ma in ottobre è così, io vedo scritto disponibilità esaurita, mi sono da sola fatta fare la brutta figura a me stessa, gli ho detto sì, ma questo mese d'ottobre è così, davvero abbiamo tante, tutti quanti abbiamo avuto tante scadenze questo mese qua. E niente, quindi no, non alzo la disponibilità, però ci sto attenta perché so, ma è difficile che io vada a spendere 1200 euro così, è difficile, l'ultima volta mi è successo 15 anni fa, quindi vabbè, che faccio, non mi piaccio per niente, perché guardate, quando si ha una certa età, no, e poi c'è anche il raffreddore che ci stordisce, ecco, la faccia diventa sofferta, e bisognerebbe proprio stare in casa, nel letto, senza fare un cavolo, ecco, quindi il mio ideale sarebbe di vita stare a casa, quando sto poco bene, a casa, con serie Netflix e YouTube, e rispondere ai vostri commenti, e basta, e avere un bel piatto pronto quando torno, invece avere il piatto pronto non lo trovo, e anche quando ero giovane lo trovavo, non sempre, perché mia mamma aveva problemi di salute, è vero, avevamo le cameriere che pulivano la casa e cucinavano, ma delle volte non c'erano e quindi dovevo fare io, perché mia mamma aveva delle condizioni di salute pessime, quindi spesso e volentieri ero io che cucinavo, e ringrazio mia madre di avermi insegnato appunto a cucinare, a pulire la casa, perché lei non lo poteva fare delle volte, poi mi ricordo che le cameriere, proprio quando io avevo qualche esame da fare all'università, proprio allora, o che prendevano le ferie, o che
avevano problemi di famiglia, per cui stavano a casa, ecco, anche loro, insomma. E quindi mi ricordo che mi sono sempre dovuta dar da fare. Poi stavano la mattina, poi il pomeriggio andavano via, quindi il pomeriggio mi ricordo che mi davo da fare io. Quindi questo fatto di aver sempre fatto le faccende domestiche e tutto quanto mi ha aiutato. Adesso non ne sento il peso. Non ne sento il peso perché dall'età di 9 anni già ho sempre fatto tutto in casa, quindi per quello non. Va bene, allora io qui mi sta venendo voglia di parlare della diatriba tra le casalinghe e le donne che lavorano. Le casalinghe dicono, anche noi lavoriamo, ma sì, è vero, anche voi lavorate, ci mancherebbe, però noi lavoriamo il doppio perché quasi tutte le donne che lavorano non hanno la cameriera a casa, a meno che non siano manager o altro, quindi gli stipendi medi delle donne italiane non sono altissimi. Guardavo su Instagram un po' di classifiche degli stipendi e io ho fatto solo un commento: in Italia siamo messi male, punto. Questo riguarda uomini e donne, ma non voglio fare queste polemiche le faccio nei commenti Instagram e mi danno ragione, voglio dire. Infatti adesso mi trovo un po' meglio, devo dire, sia su Instagram che su Facebook, mi trovo un po' meglio, eh? Mi trovo un po' meglio forse perché mi propongono dei reel dove ci sono dei problemi che ho anch'io, per cui la penso anch'io come le persone, e quindi alla fine insomma mi trovo un po' meglio. Quello che mi ha fatto imbestialire, appunto, ripeto, è quando fanno i profili falsi, quello mi ha fatto veramente imbestialire. Ma su Instagram non faccio vedere più niente di esoterico, così passa la voglia di fare profili falsi. D'accordo, e niente, quindi io entro adesso e niente, prendo questi dolcini. Ciao, ciao. Ed eccomi tornata a casa. La batteria, secondo me, non mi dà più di 5 minuti di video. E quindi in 5 minuti volevo farvi vedere qualcosina. Allora, anzitutto i prodotti. I prodotti beauty che sto usando in questo periodo. Poi faccio vedere i dolcini di Halloween. Allora, questo qui, questo è il VIP. Dove gli occhiali? Dove sono gli occhiali? Scusate. Allora, questo che per capelli, siero capelli idratante e formula leggera senza risciacquo, capelli disidratati. Ora io devo fare la tinta e la faccio fra qualche giorno perché poi devo fare la foto, devo fare la foto dal fotografo per la carta d'identità. È una scocciatura questo fatto della carta d'identità, ci posso mettere un quarto d'ora, poi se ne va via il video che sto però va fatta, è obbligatorio farla, quindi dovrò rinnovarla. E quindi ho una foto bella di 5 anni fa, però non sono più io, quindi siccome durerà altri 10 anni, è bene insomma fare una foto recente. Quindi il 4 faccio la foto, la faccio fare dal fotografo professionista, uno dei fotografi del mio paese. Sono bravi, ci cioè sono due, sono bravi tutti e due, poi vedo. E poi il giorno dopo, appunto, la porto per la carta d'identità. Ho l'appuntamento prenotato già da qualche mese. Allora, questo qui lo comprai qualche mese fa, e avevo i capelli un po' più ricci, ma vanno bene anche quando sono un po' più lisci così, quindi vedete, adesso lo voglio spruzzare. Si può spruzzare sia sui capelli asciutti che su quelli. Infatti è un reel molto bello che ho fatto. E ho notato che in questo periodo in cui sono molto sciupati, questo è il periodo in cui cadono, a me non stanno cadendo tanto, per fortuna, però sono più disidratati, sono più sciupati. Poi sono quasi 2 mesi che non faccio la tinta perché ho avuto poca ricrescita, eh? E quindi ero preoccupata, ma come mai non crescono? Invece poi ecco che la ricrescita c'è. Va bene, quindi questo qua ve lo consiglio sia che abbiate i capelli. Non è una collaborazione, magari la L'Oreal collaborasse con me. E quindi sia che abbiate i capelli ricci, sia che li abbiate. Vedete? Vedete? A volte sono senza forma in questi giorni, cioè boom, proprio così, non hanno forma. E con questo qui riesco a dare una forma ai capelli, con questo qui, vedete? Anche se li voglio un po' più lisci, perlomeno tolgo il crespo, vabbè. Poi sto usando anche in questo periodo, mi sono comprata questo qui della Essie, perché gli smalti Astra sono belli, però per me che ho sempre le mani sotto l'acqua, che sono anche una casalinga, oltre che una lavoratrice esterna, infatti io mi definirei una donna del popolo, quando ero giovane no, ma adesso sì, quindi una lavoratrice popolare che lavora tanto, allora lo sono adesso, ecco, ho cominciato ad esserlo dai 40 anni, perché prima non lo ero, quando ero giovane ho avuto, diciamo, una gioventù da benestante. Adesso in vecchiaia sono una donna del popolo e sono felice di essere una donna del popolo, sono felice, davvero, lo dico con gioia, come Rossella Wara, no? Che ha saputo, insomma, nella sua vita poi, scusate, mi sembra una pazza, sono anche, lo sono, che ha saputo nella sua vita gestire anche situazioni di disagio economico. Vabbè, non ho disagio economico, però rispetto a come vivevo quando ero ragazza, quando ero giovane, insomma.
Vabbè, allora qui l'occhiale, questo qui, guardate, l'ho messo 10-15 giorni fa, è rimasto integro, nonostante le faccende domestiche, dura di più per quello, costa il doppio, il triplo, però rispetto a un'astra, però dura di più. Quindi coloro che non fanno un CAS possono, possono benissimo usare astra. Invece chi si fa un MAS così, come me, è bene, forse anche meglio questo, anche meglio. Allora, volevo, appena appena si era sbrecciato o no, un attimo, perché sono 15 giorni che ce l'ho. Sì, un tantinello adesso, vedete, si può anche poi appena appena mettere dove si è sbrecciato, ma non si è sbrecciato quasi da nessuna parte, però si può ripassare dopo 15 giorni e il risultato è perfetto. Ora vi faccio vedere, vedete? Poi devo anche far vedere i dolcini con lo smalto che devo aspettare che si asciughi e la batteria se ne va, forse anche meglio magari se spengo, metto sotto carica e i dolcini li faccio vedere dopo. Visto che adesso praticamente lo smalto può finire sui dolci. Ma guardate quanto è bello questo colore. Questo è un dunque, Too Hot 63. Allora metto sotto carica il cellulare. Too Hot, vedete? Ma guardate, non è aranciato, sembra aranciato, ma non lo è. Non lo è per via delle luci. Quindi adesso metto sotto carica il cellulare e poi faccio vedere i dolcini che ce li ho messi qui. In questa sposta, in questa borsa che mi ha regalato una cara collega, una giovanissima e cara collega anni fa. Ok, dimenticavo, ecco, questo è il mio asciugatore automatico. So che ci sono anche gli aggeggi per asciugare, ma io faccio così, ecco. Come potete vedere, è una splendida giornata e lo smalto non è aranciato, non è aranciato, eh? Too hot. E lo smalto si è asciugato anche velocemente, sono passati 3-4 minuti, non di più. Allora vi faccio vedere le cosine che ho preso, dunque, per i bimbi, e se poi non vengono i bimbi a suonare me le mangio io, naturalmente, io e i miei figli. Allora, ho preso, dunque, questi marron glacé, questi però sono per me, sono per i bimbi, perché io adoro i marron glacé. Quest'anno non sono andata a nessuna festa della castagna né dintorni del mio paese perché ero raffreddata, insomma, ero stanca, un po' esaurita, eccetera. E comunque ho comprato le castagne l'altra volta dal market. Ho comprato le castagne e le ho fatte io qui in casa arrostite nella pentola. E quindi quelle esse non mi piacciono, a me piacciono arrostite. Quindi aspettate, no, non le ho fatte nella pentola, ho anche la pentola con i buchi, le ho fatte al forno, ho messo la carta da forno, le ho fatte al forno i marroni, ecco. E poi ho comprato questi qua, ecco, io adoro. Volevo evitare di comprarli perché sono troppo buoni e io ingrasso, perché adesso sono dimagrita e vorrei rimanere, insomma, vorrei rimanere su 74-75 kg, considerate che sono alto 1,73, senza tacchi sono 1,73, quindi vorrei rimanere sui, appunto, sui 74, ecco, massimo 75, adesso ci sono. Ero arrivata a 81 lo scorso inverno, 81. Quindi quest'anno sono dimagrita spontaneamente facendo su e giù le scale, anche per stare dietro alla gatta, ma anche perché col caldo che c'è stato ho mangiato meno, insomma, sono dimagrita e sono contenta. Ma non è che sto cercando di mangiare meno, ho meno appetito, meglio così. Allora, quindi ho comprato queste qua, anche se io così sono capace di farmele fuori tutte, faccio un video ASMR e me le faccio fuori tutte, quindi devo starci attenta, perché mi piacciono troppo. Poi ho preso, vabbè, anche del pane grattugiato che mi serviva, ho fatto le zucchine al pollo, l'altro giorno gli abbonati l'hanno viste, ma non la ricetta, soltanto il finale col pane grattugiato poi messo sopra, quindi quelle lì. Ho fatto anche gli arancini di riso ieri sera, ma non li ho fatti vedere, ero di fretta. E queste poi sono le cose, allora, per i bimbi, le cose di Halloween. Allora, queste qui anche per i bimbi, non so se a loro piace, a me questi qui con la confettura di fichi fanno impazzire. Vabbè, adesso arrivano le cose per i bimbi, eh. Allora, per i bimbi ho preso, per i bimbi del condominio, questi qua, che penso vadano. Io preferisco il fondente al latte, però anche al latte mi piacciono, ai miei figli piace di più il latte, quindi questi qui, Bulldor Latte Milk Zaini con cremoso ripieno al latte, penso che piacerà se vengono a suonare questo qui. Ma che capelli mi sono. Va bene, perché mi sa che non mi sono neanche pettinata per andare presto a. Vabbè, ho una barca di compiti da correggere, va bene. Questo weekend appunto così. Poi ho preso questi qua, grande assortimento, sempre Zaini, che è un'ottima marca, i prezzi non sono poi tanto tanto esagerati, eh. Quindi questa è una buona marca, Zaini, queste qui.
Sono assortiti gianduiotti e anche biscotti, anche altri cioccolatini ripieni. A me piacciono molto, questi li prendo spesso. Questa volta voglio darli ai bimbi che vengono a suonare. Ah, poi ho preso i bimbi del condominio e poi se non vengono più mangio io, ciocco nocciola, questi qui tartufone che sono ottimi. Questi tartufone qui che sono ottimi. Poi cos'altro ho preso? Vabbè, no, mi pare nient'altro, però io penso che bastino, non ho voluto esagerare per i bimbi del condominio, questi qui. Per chi mi dolcetto scherzetto, io direi che questi qui vanno bene. Non ho preso nient'altro. Ah, vabbè, poi se vogliono i settembrini, se vogliono i marron glacé, anzi glieli do così, non li pappo tutti io, non li pappo tutti io. E poi ho preso per la mia bimba gatta, questi qui, quindi questi, cercavo gli sfilacetti di tacchino, che a lei piacciono tanto, costano un po' di più, diciamo, la marca è la stessa, però costano, ah no, quelli sono Purina, non ricordo, vabbè, comunque gli sfilacetti di tacchino, ecco, costano su 1 euro, 1,20 euro, questi costano un po' meno, sui 70, 80 centesimi, questi 76, ma sono finiti, vanno a ruba gli sfilacetti di tacchino, e quindi, ci avevo mandato mia figlia l'altro giorno a prenderli, mi ha mandato la foto con praticamente lo scaffale vuoto, se no dice, se no tu non ci credi. Vabbè, aveva da comprare anche altre cose, ho detto prendi gli sfilacetti di tacchino. E niente, sono tornata io oggi, lei è andata ieri, non sono ancora arrivati, appena arrivano ne prendo 6 o 7 così. Questi qui a lei piace tanto il pesce dell'oceano, però per non far venire a noia il pesce dell'oceano, anche questi qui con vitello in salsa, questi qui con vitello in salsa, sono dadini di vitello in salsa con verdure e hanno un odorino buono, guardate, sì, vitello in salsa con verdure, gliene ho presi due, gliene ho presi due, ecco qua, questi due, questi qui. Ok, allora, poi ne ha tantissimi, di là, io la vizio, vabbè. Allora, quindi io vi saluto e vi ringrazio di guardarmi sempre con affetto e simpatia pienamente ricambiati. Vi voglio bene. Ciao a tutti, ciao ciao.